Cioè, io da Silvia ho imparato tanto della sua determinazione, gliel'ho detto tante volte. È stata proprio forte, davvero. Brava. Mi fai piangere così, però. No, Oh, no, non mi fate un'intervista commossa, no, sennò no, no, no. milioni di visualizzazioni qua, ragazze. Andiamo virali subito. Allora, innanzitutto volevo dare il benvenuto a queste due ospiti specialissime. Sono rispettivamente mamma e figlia, Marilena e Silvia. Ciao a Oh. tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Yara. Ho voluto fortemente questa intervista perché trovo che sia un format molto carino, perché dovete sapere che Marilena, la mamma, mi segue perché ha una grandissima passione per il Nord Europa, la Norvegia, giusto Marilena? Sì, Norvegia e un po' tutti i paesi del Nord Europa. Esatto. E coincidenza vuole che ad agosto di quest'anno 2022, io e Dudu, mio figlio, stavamo facendo il tifo con le azzurre e gli azzurri del nuoto. Eccola Dudu! Facciamo il tifo per Silvia, dai! Vai Silvia, vai, vai! Pronti, partenza! Via! Vai, 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 vai! Dai! Dai, forza, forza Silvia! E Marilena mi ha detto: ma guarda che c'è mia figlia che sta gareggiando, è Silvia Scalia. Ho detto: non ci posso credere, dai, facciamo un'intervista insieme perché il mio canale parla di passioni, di viaggi, di impegni e di vita, diciamo, di viaggi e di vita all'estero o dedicata a una passione. E ho detto: questo ci sta a puntino. Sì. Silvia, tra l'altro, tu sei appena stata a Berlino per delle gare, giusto? Sì, abbiamo fatto il primo weekend di World Cup adesso, questo weekend passato. E come dicevo spesso, quando gareggiamo così non è che abbiamo tanto tempo per girare, per visitare. Giusto questa volta che abbiamo avuto l'ultimo pomeriggio libero, quindi noi eravamo stati con i miei, con la mia famiglia, in che anno, ma non mi ricordo, anni fa, Sembra quando ero 2005, piccolina. Ero piccola. piccolina, sì. Quindi ho avuto un pomeriggio libero, sono andata a rivedere un po' i luoghi che avevamo visitato e quindi è stato molto bello. Mi sono tornato un po' di memorie. Per chi non lo Passate. sapesse, Silvia è campionessa di nuoto in particolare, stile dorso 50, giusto? Sì, 50 metri 50 dorso. dorso. E ha vinto, ragazzi, ha vinto argento negli europei quest'estate. Quindi, brava, grandissima campionessa, bravissima. Io e Dudu eravamo. Ho visto, Dai, dai, forza! Ha fatto anche una sì, diretta su Instagram. mi ricordo. E Marilena la segue in moltissime gare, vero? Come mamma, come fan numero uno. Sicuramente. Allora, adesso un po' meno, anche perché va veramente in giro per il mondo, quindi non riusciamo a seguirla tantissimo. Però quest'anno siamo andati anche a vedere i mondiali a Budapest, quindi quest'anno siamo riusciti col papà. Sia i mondiali e sì, vabbè, poi a Roma, ovviamente, bisognava andare a Roma sicuramente. Ma quindi la segui un po' anche per viaggiare, cioè oltre per Sì. seguirla ovviamente Sì, come. infatti a Budapest abbiamo fatto tantissimi giri, carinissima, tra l'altro non ce l'ho mai Budapest è fatta. stupenda, più bella di Praga, secondo me. Secondo me anche più di Vienna, non so, questo è un mio parere. E invece siete stati in Nord Europa, mi diceva Silvia, Sì. diverse volte. Allora, siamo andati a Oslo e poi in Danimarca 2 volte, una volta solo a Copenaghen, quando erano piccoline lei e la sorella, e invece un'altra volta hanno deciso loro il viaggio, hanno fatto proprio tutte le tappe, abbiamo fatto il giro della Danimarca, perché, ecco, non mi ricordo quando siamo andati la seconda volta, forse però Silvia era già grande. Era tipo il 2017, 2018. Quindi eravate grandi, e hanno deciso loro le varie tappe, quello è stato pure un viaggio Sì, è vero. bellissimo. Ma Più poi dal punto tra di l'altro. vista naturalistico, quel secondo viaggio, perché siamo Perché l'ho andati a. deciso io, ho deciso io le tappe. Perché E tu quindi sei ho un'amante della puntato. natura, Silvia? Come? Sei un'amante della natura? Ti Sì. piacciono più che altro i paesaggi naturalistici? Sì, nel senso abbiamo sempre fatto viaggi molto incentrati sulle città, sui musei, su vari monumenti, comunque sulla storia delle città, quindi quell'anno mi piaceva orientarmi di più comunque su paesaggi, ambiente, natura, che comunque nell'Europa è molto bello. Mi ricordo che eravamo andati a vedere una scogliera per scendere una vita.
Dov'era, ma non mi ricordo Sala più. di Mon, lo dico, cioè non so come si dice, Mon, Buon, è esatto. vicino a Copenaghen, a est di Copenaghen. Sì. Bellissimo. Probabilmente l'ho trovata io, non so dove. Brava, brava. Eri una Ero ragazzina, fissata, sì. eri giovane, molto giovane. Beh, 2018 avevo Ah, no, 15. No, ma Sì. secondo me non era il 18. Vabbè, scusa, Yara, ma non ci ricordiamo gli anni dei vari viaggi. Po' di confusione. Abbiamo un po' di Vabbè, ci confusione. sta. No, E secondo me è stato Silvia? prima. Silvia, tu quando hai iniziato questa tua passione per il nuoto in maniera proprio seria, nel senso che volevi farla come mestiere, come professione? Allora, io ho sempre nuotato, nel senso che ho sempre, stavamo parlando l'altro giorno con mia mamma, ho fatto il primo corso che avevo 3 mesi, poi non ho mai più smesso, no, non ho mai più smesso, ho fatto proprio tutte le fasi della preagonistica, l'agonistica, eccetera. Però diciamo che il momento in cui ho è stata proprio mia la decisione di voler farlo diventare un lavoro, probabilmente è stato dopo l'anno in America. Quindi un anno dopo aver finito il liceo, in cui mi sono detta, ok, ho una possibilità, voglio provare a sfruttarla, voglio provare a vedere dove mi porta. E penso che quello sia proprio il momento in cui ho deciso in maniera molto consapevole di volerlo fare. Esatto, ho visto un'intervista sulla Rai dove tu raccontavi che hai fatto un anno a Miami, giusto, in Florida. E come ti è venuta in mente questa idea? Perché sei andata proprio a Miami? Cioè, era legato al nuoto o legato allo studio? Entrambe, allora diciamo che adesso è una cosa un po' più, una scelta un po' più popolare perché vedo molta gente che prende parte. Quando sono andata io erano in pochi, almeno per quanto ne sapessi, e è stata una scelta dovuta al fatto che una volta finito il liceo non ero molto convinta, non avevo le idee molto chiare se voler continuare un percorso di studi, se dedicarmi unicamente al nuoto. Diciamo che il sistema universitario in Italia non aiuta molto nello sport, è un sistema un po' difficile, un po' complicato e quindi mi sono trovata di fronte a una scelta abbastanza difficile, impegnativa e per puro caso siamo venuti a conoscenza di questa ragazza che aveva intrapreso il percorso in America, in questo college a Miami e non lo so come poi è successo, però mi è capitato di parlare con lei, mi ha detto dai, prova, manda una mail, prova a vedere se ti prendono. Ovviamente parliamo di entrare nella squadra del college, quindi con una borsa di studio e poi ovviamente essere anche iscritta ai corsi. Andava di pari passo. E Com'è quindi mi sono andata trovata. in un'altra città, dall'altra parte del mondo? Un shock all'inizio, avevo 19 anni, ho preso, sono partita, anche se ho tutta questa decisione è avvenuta in un mese, alla fine cioè non è stata una cosa pensata, diciamo, per tanto tempo. Quindi ho preso, sono partita a 19 anni, e poi una volta lì comunque non sei proprio abbandonata a te stesso, perché comunque arrivi in un contesto strutturato, organizzato, poi soprattutto gli atleti sono inseriti in un sistema molto, molto specifico, perché la squadra diventa un po' la tua famiglia, gli allenatori, eccetera. Però il primo mese è stata dura, perché comunque l'inglese lo sapevo, però l'inglese è molto scolastico, non c'era nessun italiano. Allenamenti alle 5 e mezza del mattino, poi lezioni, poi di nuovo allenamenti. Poi il primo mese è tutto molto anche di riunioni, di capire dove devi andare. Poi questo college è enorme e io non ero abituata a camminare e io mi sono trovata a camminare da chilometri tutti i giorni perché dovevo andare da una parte all'altra. Insomma, è stato un po' uno shock, però mi è servito tanto perché anche e soprattutto per la lingua. Non avere nessuno che ti parlava italiano, forse chiamavo anche pochi miei, ma anche perché non avevo tempo. Mamma dice E sì, infatti, non mamma, avevo tempo. che tu dall'altra parte, invece dall'Italia, cosa pensavi di questa cosa? Tra l'altro di notte, ti ricordi che mi scrivevi sempre la notte e io cercavo di tenere sempre il cellulare vicino perché erano i momenti in cui lei riusciva a scrivermi, perché c'erano 6 ore di differenza. E, sì, diciamo non si faceva sentire tantissimo, però questa è No, proprio ma ok. caratteristica. Ah, non avevo tempo, hai sentito C'è adesso? mai tempo per la mamma, guarda, non c'è mai tempo per la mamma. Dai, mi fai fare una brutta Deve figura. essere sempre, ma è sempre l'ultima. Spero che Dudu, guarda, quando diventerai grande, sarà diverso. Questo bacchetto.
E quindi Marilena, tu di questa esperienza all'estero di tua figlia, eri contenta, eri spaventata, l'hai, come dire, spronata a farlo, l'hai appoggiata in questa Sì, scelta? sicuramente sì, io per papà l'avevo proprio spronata. Poi, a distanza di qualche anno, ho pensato che, non lo so, forse sono stata un po' incosciente. Vai, vai, già, No, no, nel buttata senso, noi fuori siamo sempre casa. stati dell'idea comunque che le ragazze devono fare delle esperienze fuori, all'estero. Solo che proprio in questo caso particolare, lei proprio l'abbiamo messa su un aereo, è andata da sola, Vai. l'abbiamo spedita dall'altra parte del Mamma. mondo. Vabbè, figurati. No, è stata sicuramente una scelta giusta, E la sicuramente. questione, invece la questione dell'agonistica di nuoto, anche in quella l'avete, come dire, spronata, Allora, avviata è voi? nata da sola, perché appunto lei aveva iniziato così presto. Allora, l'intento era solo di avere una bambina che imparasse a nuotare in maniera naturale, prima di camminare possibilmente, anche perché io ho imparato a nuotare a 12 anni e non volevo che anche mia figlia avesse questo trauma di non saper nuotare, il salvagente, insomma, un'esperienza bruttissima la mia. E quindi a 3 mesi e mezzo abbiamo cominciato a fare questi corsi, poi piano piano nel corso del tempo lei ha mostrato subito, diciamo, un certo talento, la ragazza, perché era proprio un pesciolino. E ci hanno proposto di farle fare l'agonistica e ti dirò che io la prima volta sono scappata, le ho cambiato proprio piscina, ho detto ma sono pazzi, agonistica, perché me l'hanno detto, forse aveva 5 anni, ho detto ma questi sono proprio malati, quindi le ho cambiato piscina. Ha cominciato a fare altri corsi e di nuovo si è riproposta di nuovo questa cosa di farle fare l'agonistica. Venivano a parlarci per convincerci, insomma, a farglielo fare. Quindi la seconda volta ho detto, dai, proviamo, magari può essere pure che le piace. Quindi Quanti è anni una cosa naturale. Ha all'inizio? iniziato verso i 7 anni a fare preagonistica e poi agonistica. Sì. Caspita, ma ciò significa, scusate, quanti tipo allenamenti, quanti giorni in piscina alla Per settimana? pochi, due, poi Preagonistica, pochi, sì. sì, allora preagonistica sì, due volte a settimana. Anzi, Ok. lei faceva una all'inizio, poi mi hanno detto di fargliene fare un'altra perché era troppo poco. Io un po' tendevo perché volevo solo che lei giocasse e si divertisse. Certo, tutti i bambini. Infatti. Invece Silvia, poi l'impegno è cominciato a diventare più crescevi, più l'agonistica diventava sempre più seria, gli allenamenti fuori e dentro la vasca. E, una cosa che io sono sempre stata una amante dello sport, ma mai dell'agonistica, cioè quando ci bisognava impegnarsi un pochettino di più, mollavo il colpo. E invece proprio quando comincia a diventare molto molto seria, una passione, diventano contemporaneamente sacrifici, ma anche diciamo benefici. Secondo te l'attività che tu stai adesso facendo e negli ultimi anni ha più benefici o più sacrifici? Benefici, direi benefici. Allora, se me l'avessi chiesto durante il periodo del liceo, probabilmente ti avrei detto sacrifici perché non potevo fare niente. No, non è che non potevo fare niente, però diciamo che ci sono molte cose a cui devi rinunciare in ottica comunque di una carriera agonistica, ma anche banalmente, magari un'uscita serale, una dieta comunque seguita secondo un certo criterio, magari dei weekend passati in piscina a gareggiare invece che a riposarsi o a fare altro. Quindi forse durante l'adolescenza è il periodo peggiore perché poi comunque stai crescendo, vedi gli altri che si divertono. Non è facile, però ti giuro che non me ne sono pentita mai, anzi sono veramente contenta di non aver mollato, perché il pensiero di mollare a volte ti viene ogni tanto, soprattutto poi durante la carriera è anche normale avere dei alti e dei bassi, quindi ci siamo passati tutti, ci sono momenti in cui le gare non vanno bene, in quei momenti pensare basta, faccio altro è facile, però ecco, in questo momento aver fatto tutte queste cose mi ha portato dove sono ora e sono contenta della vita che ho, di aver avuto anche l'opportunità di gareggiare ad alto livello, di far parte di una squadra stupenda nella nazionale e quindi penso che non avrei scelto diversamente, anche tornare indietro non sceglierei diversamente.
Brava. Infatti molti ragazzi magari mollano il colpo con le prime difficoltà o a volte sono anche un po' spaventati e disorientati, no? È molto importante da una parte avere i genitori, la famiglia a supporto delle tue passioni, che capiscano che sia veramente una passione e che aiutino, non che ti inculchino, diciamo, questa idea, però che ti aiutino quando tu sei consapevole, come dicevi prima, magari un po' più grande della tua scelta. E dall'altra bisogna impegnarsi molto. Quando uno ha una passione vera, deve impegnarsi molto, Sì, vero? dai miei non ho mai avuto forzature, nel senso mi hanno sempre supportato, accompagnato, perché anche banalmente quando non hai la patente hai bisogno di qualcuno che ti porti, che ti recuperi dopo l'allenamento, che ti porti anche lontano, magari quando le gare sono durante il weekend sono lontano, quindi giornate, anche loro passate in piscina, è pesante, E per però... i genitori, Marilena, è più un sacrificio o un beneficio avere un figlio con una... Un beneficio sicuramente. Sicuramente in alcuni momenti è molto, molto stancante, quando sono piccoli, soprattutto perché comunque ricade tutto su di te, anche appunto, non so, lo spogliatoio. Io mi ricordo adesso il momento dello spogliatoio, asciughi i capelli, aiutala a sistemarsi, fare in modo che non si ammali, quindi che sia ben asciutta, vestita bene quando esce, eccetera. Quindi sicuramente ci sono momenti di stanchezza, però guarda. Poi quello che ti dà veramente tantissimo. Si impara proprio anche tanto da loro alla fine. Cioè io da Silvia ho imparato tanto della sua determinazione, gliel'ho detto tante volte. È stata proprio forte, davvero. Brava. Mi fai piangere così, però. Oh, no, non mi fate l'intervista commossa, No, sennò no, milioni di dollari di sessione no, no, no. qua, ragazze. Andiamo virali subito. Anche se il nuoto che io ho fatto anch'io da quando avevo 3 anni, non mi è piaciuto in particolare perché non è uno sport dove si può parlare. Vero. Poi non puoi parlare, capite che per me è difficilissimo. Silvia, perché proprio il nuoto? Allora sì, durante il momento proprio di allenamento parli poco, parli quando magari ti fermi un attimo, scambi due battute, però è vero che serve molta concentrazione, perché anche gli allenamenti che facciamo adesso mi accorgo proprio che se non ci sei con la testa fai il triplo della fatica. Quindi magari sono anche pochi minuti, secondi, tra ogni pausa, però in cui tu hai proprio bisogno di essere lì presente al 100%. Poi ovviamente non è una sport di squadra, però comunque una squadra c'è che ti aiuta anche quando sei in difficoltà, quando noi ci stimoliamo a vicenda, ci incoraggiamo, quando vediamo magari qualcuno che ha una giornata no, che è stanco. Quindi una squadra per fortuna c'è. E poi non è uno sport di squadra. Questo elemento di squadra forse da fuori, da non professionisti, si vede meno, però in realtà c'è con gli Beh, allenatori. è molto presente durante gli allenamenti, perché alla fine, quando poi ti scegli un gruppo di allenamento, diventa veramente quasi la tua seconda famiglia. Io i miei compagni di allenamento li vedo ormai più dei miei genitori. Poi, ovviamente, durante la gara sei da solo, ma sei da solo nel senso sei tu e l'acqua. L'allenatore, cioè c'è una squadra, un gruppo che ti porta fino a quel momento e poi sei tu e dipende Io ho da te. una domanda perché ho insegnato a Dudu a dire 1, 2, 3, via! Neanche 2 anni aveva e quando vedeva le gare, partiva faceva imitando i nuotatori e poi diceva vedeva i blocchi di partenza, gli atleti e le atlete sui blocchi di partenza e diceva automaticamente 1, 2, 3, via! E cosa si prova in quell'istante, proprio in quel micro istante prima della partenza, cioè cos'è che c'hai nel cervello? Cioè ti concentri su il tuo obiettivo, su cosa? Allora, in realtà ovviamente c'è molta concentrazione, molta, però è come se dovessi tenere un attimo sotto controllo tutta l'adrenalina e la tensione nervosa che senti in quel momento e trasformarla in potenza, trasformarla in cattiveria, trasformarla in energia. Poi quello che succede in gara viene molto, ovviamente dipende da gara a gara, però almeno per le mie che sono gare veloci. Viene tutto molto in automatico perché è una cosa che fai talmente tante volte in allenamento che quando arrivi in gara ti viene così.
ovviamente serve concentrazione. Il momento, proprio i secondi prima della partenza, io credo di non pensare a nulla. Sento solo molto, non lo so, ho tipo i sensi attivi al 100%, sento tutto, vedo, non lo so, le luci, vedo il pubblico, vedo l'acqua, vedo le mie avversarie. E quindi in quel momento lì hai solo bisogno di respirare, fare, non lo so, dei respiri profondi, di non lo so, di stare anche tranquillo, perché se ne impazzisci. Esatto. Poi comunque arrivi al momento della gara preparato da giorni, perché anche tutto un percorso che fai durante gli allenamenti di avvicinamento, no? In questi macro e micro cicli, i momenti prima della gara, i giorni prima della gara, già nell'allenamento inizi a entrare un po' nel mood, inizi a immaginarti un po' sul blocco di partenza, inizi a sentire un po' le sensazioni che proverai poi. Eh sì, quindi è comunque tutta abitudine. Eh Non, sì. sì, le prime volte fai fatica, poi dopo anni è abbastanza non facile, non è mai facile, però viene un po' più in automatico. E poi quando scopri di essere top in Europa, cioè entro le top 3 in Europa, cioè ti senti un fenomeno, dai, di la verità, dici, minchia, cosa ho fatto? No. È stato un bel momento, sì. L'ho realizzato con molta calma, nel senso che sul momento. Ti dico, sei talmente tanto concentrato, talmente tanto, non lo so, nel mood, che fai fatica poi a lasciarti andare quando anche finisce il momento. Quindi l'argento l'ho realizzato con calma, dopo giorni forse che avevo fatto una cosa bella. Quindi. Bellissima. E Marilena, volevo chiederti, tu hai una passione così tanto forte come ha Silvia? Hai avuto nella tua vita, hai sviluppato o hai una passione così tanto forte? Proprio così come lei, direi proprio di no. Tante passioni, ma non una in particolare. Un po' di tutto. Anch'io anni fa facevo sport, anzi facevo anche nuoto, avevo cominciato a fare nuoto, però appunto partendo, come ti dicevo, dai 12 anni in cui ho imparato a stare a galla, quindi non potevo mai fare un percorso come il suo. Però anche quello, ho fatto anche quello. Poi non so, c'era un periodo in cui mi piaceva il cucito. Ho iniziato a fare dei capi, ho fatto proprio una scuola. Per Ah, anche anni, sì, e mi piaceva tantissimo. Poi ho cominciato con i dolci, però ecco, i dolci hanno un piccolo problema, che poi li mangi anche. sono i chili di troppo. Quindi troppo, quindi poi alla fine ho rinunciato a questa cosa dei dolci, però anche lì ho fatto dei corsi, mi piace fare anche quello. Sei una ragazza, una donna molto attiva. Forse anche per quello le tue figlie sono così Sì, appassionate e attive, vero? direi di sì. L'esempio della mamma fa moltissimo nella vita di una ragazza, di una figlia. A voi avete delle donne di riferimento, delle eroine, delle donne di riferimento? Considerato mia madre come punto di riferimento, soprattutto per il discorso dei viaggi, perché non so se ti ricordi, Silvia, qualche volta l'ho raccontato, non c'è più mia mamma purtroppo, alle mie figlie, a lei piaceva tantissimo viaggiare, non aveva fatto tanti viaggi però, era una che si trovava bene dappertutto e diceva: io sono cittadina del mondo. È vero. Cavolo, lo dice Questa anche proprio mia frase mamma, esatto. e Poi per dopo me è devi. stato un esempio, perché comunque, cioè, lei non era siciliana, io sono di origine siciliana e sono venuta sì a lavorare a Lecco quando avevo 19 anni e lei non era la tipica mamma che poi veniva e diceva: ah, qua è tutto brutto, c'è freddo, c'è meglio da noi in Sicilia. No, lei invece si trovava benissimo, parlava con le persone. Si è trovata subito a suo agio, diceva sempre questa frase: io sto bene dappertutto, sono cittadina del mondo. Bello, bellissimo concetto, ma è quello che dico anch'io, eh. Cioè, noi non ci dobbiamo sentire soltanto italiani, brasiliani, norvegesi, dobbiamo sentirci veramente come questo mondo ci appartiene e possiamo andare ovunque, fare qualunque cosa vogliamo fare purché ci impegniamo. Questo è il Esatto. concetto che voglio anche esprimere anch'io nel mio canale YouTube, dove molti ragazzi mi chiedono anche consigli su come andare a vivere all'estero, come adattarsi in un posto completamente diverso, per esempio come il Brasile o come la Norvegia, no? E dico sempre che bisogna, come diceva tua mamma Marilena, non vedere le cose solo brutte, no? Ma Sì. anche le cose belle del posto dove vai a vivere. Esatto, sì. Ultimissima domanda allora. Allora, un posto dove vorreste andare a fare un viaggio e un posto dove vorreste vivere
per un po' o per sempre? Chi inizia? Vai tu che io ci devo pensare un secondo. Allora, per me, vabbè, è facile la Danimarca, un posto dove vorrei vivere è sicuramente la Danimarca. Dove vorrei andare, vabbè, dappertutto, Yara, perché io alla fine ho visto diverse città in Europa, ho visto qualcosa in Egitto, però poi non sono andata oltre. Tunisia, ho visto qualcosa in Tunisia, però non sono mai stata negli Stati Uniti, ad esempio. E mi piacerebbe tantissimo andare a New York, dove ho anche dei parenti, oltretutto, quindi magari potrei anche andare a conoscere i famosi parenti d'America. Esatto, no, New York è stupenda, è un po' come Londra, ci puoi andare 20 volte e 20 volte vedi una città diversa. Io sono stata una sola volta, ho degli amici che vivono lì e è veramente. E poi ti sembra di essere in un film, cioè ti sembra. Ah, ma io questa l'ho già vista! Ah, no, cioè, sei proprio. I new yorkesi dicono che si vedono i turisti dai new yorkesi perché i turisti hanno la testa in su e i new yorkesi hanno la testa per terra. Insomma. Vero, vero Silvia, che in America è tutto esagerato. Io vabbè, non lo dico, però diciamo che quando ero lì, stare al passo con la dieta è stato un po' difficile. Eh sì. Non diciamo. Non diciamo le cose perché c'è No. anche magari qualcuno che ti allena, che è Esatto. nato. E tu, Silvia, ci sarebbe un posto nel mondo dove vorresti andare a vivere per un po'? Allora, Conoscere? io amo l'Italia, devo essere sincera, quindi non lo so, forse penso che andare a vivere proprio all'estero per sempre. Ci dovrei pensare un attimo, però ti ripeto questo, forse te lo dicevo prima, sono stata 2 settimane a Rotterdam a settembre a fare curare una specie di progetto con l'università e devo dire che mi è piaciuto da morire. È stato facilissimo ambientarsi, mi sono piaciute le persone, mi è piaciuto. Quindi se proprio dovessi scegliere, penso che poi l'Olanda penso sia una buona scelta. Poi Città in Italia dove vorresti passare un po' di tempo, tipo un anno? allora, io ho vissuto un anno a Roma, devo dire che mi è piaciuta da morire, è un po' caotica, però la bellezza di Roma è, penso, insuperabile. Verona è molto molto bella, invece è molto vivibile, molto piccola, ma elegante. Qua mi trovo bene, devo dire. E forse a livello lavorativo mi piacerebbe vivere a Milano per un pochino, perché comunque studiando design di interni, che tra l'altro studio a Milano. Aiutare con la mia casa, visto che Quando vuoi, sono qui. completamente vuota, puoi fare quello che vuoi. Carta bianca. Esatto. Non ho la piscina, però, in casa è grande la casa. Niente piscina. Mi spiace. 50 metri di Ma la vasca. creiamo, tranquilla, si trova lo spazio, Vabbè, sì, no, quando le vuoi. faccio Milano di piscine. Comunque, no, è stato veramente bellissimo parlare con voi. Molto, spero anche per chi ci segue. E tra l'altro, lascerò tutti i contatti di Marilena e Silvia qua sotto per poterle seguire su Instagram o scrivere quello che volete. Se vi è piaciuto il video, lasciateci un pollice all'insù, iscrivetevi al canale perché farò tanti altri video e altre interviste interessanti, sempre su questi temi della passione, viaggi. Grazie a te, Yara, di tutto. Guarda, è stato bellissimo. Bellissimo parlare con te. Grazie. Grazie mille. Silvia, posso farti altro che in bocca al lupo a te, la tua squadra e tutte le persone che lavorano con te, sia per lo tuo sport, la tua professione come sportiva, ma anche per lo studio e per la tua carriera di vita, perché tu sei giovane, devi ancora spiccare volo anche eventualmente in altre attività. Ti seguiremo io ovviamente in tutte le gare, vedrai su Instagram che faremo il tifo per voi, per te. E Marilena, ci sentiamo perché magari in qualche viaggio futuro, quando andrai a Copenaghen o quando andrai in Danimarca, io sono stata a Aarhus, quindi qualche dritta te la posso dare anche per altre città della Danimarca e tu puoi dare delle dritte a me che poi le giro su Instagram a tutti quanti. Va Benissimo, benissimo, bene? con piacere, Grazie mille. grazie mille a te, Grazie mille, a presto. grazie a te, ciao. Ciao.